Fra poco ci collegheremo con Claudio Borghi della Lega, Presidente della Commissione Bilancio, che è un leggero ritardo proprio perché in commissione c'è un gran lavorio. Volevo Grazie. intanto solo salutare il Presidente Borghi, che ringraziamo per averci raggiunto. Non è semplice perché siamo negli ultimi momenti del decreto rilancio, No, ma no, sono lieto infatti, di essere qua davvero con voi. grazie. Sappiamo quanto, diciamo, l'abbiamo tolta da un lavoro importante. È vero che ci sono i suoi vice là, però nel senso è No, al importante. momento ho preferito sospendere. Ah, ecco. Allora, le riassumo la cosa. Siamo in pieno tormentone MES. Misiani ha detto i motivi per cui sarebbe più opportuno, diciamo, attivarlo, anche se adesso la politica all'interno della maggioranza porta, diciamo, a sospendere la cosa, a portarla in avanti. E della vedova diceva anche solo il fatto di rimandare a ottobre è una cosa grave. Borghi, lei pensa che quella sul MES, in fondo, abbiamo due posizioni molto vicine, anche se c'è grande dialogo, nel senso che Della Vedova chiede a Misiani fate di più, ma la pensano più o meno nello stesso modo. Magari Misiani non può del tutto esplicitare la posizione, visto che è viceministro. Lei come la pensa? Nel senso, il MES alla fine, visto da Della Vedova e visto da Misiani, non sembra la trappola che vedete voi. Allora, cominciamo a sgomberare il terreno da una cosa che è la base della disinformazione che io sto vedendo in questi giorni. Non Vale a qua. dire, l'insistere, no, non lì, ma per esempio c'è stata un'infografica pessima sul Corriere della Sera che ha fatto un po' il giro di tante regioni dicendo quanto spetterebbe alle regioni, no, in caso di attivazione del Siamo MES. andati a Questa prenderla, in effetti cosa, ce l'abbiamo anche noi, la possiamo mandare mentre lei parla, bravi. prego. Ecco, questa cosa è ovviamente disinformazione allo stato puro, perché lascia intendere che siano soldi a fondo perduto. C'è un tesoro, lo distribuiamo, quanto spetta a te, quanto spetta No, all'altro. sono Allora, è prestiti. evidente, allora, però è come dire, io ne ho fatta fare un'altra analoga, dove se invece di 36 miliardi noi emettiamo 72 miliardi di BTP, alle regioni arriva il doppio, no? Fatto con questa logica. Ora, Fa anche il calcolo essendo di che quanto sono costa in più? Prego. un secondo, essendo che sono prestiti, no? Non è un tesoro da distribuire. Questo lo stampiamo in testa, lo mettiamo via. Dire che ci sono 36 miliardi lì per noi è esattamente come dire che ce ne sono 36 mila se guardiamo la vastità del mercato dei titoli di No, no, Stato. ce ne sono L'unica 36 ad differenza, un tasso particolarmente agevolato, riassumendo al massimo. Vedo già che si ritornano le. Ma sono capace di esprimermi. Non è che ogni volta che dico qualcosa uno deve fare la spiegazioncina laterale. Cortesemente. L'unica differenza, a quanto pare, sono i tassi di interesse. Allora, c'è chi dice che sono tassi di interesse più convenienti. Bene, siamo arrivati quindi a cifre che sono minimali. Ora, dato che il direttore generale del Tesoro Rivera ci ha comunicato che il tasso medio delle emissioni è 0,57%, no? Questo l'ha fatto nei giorni scorsi in presentazione del BTP Futura. Questa è l'unica differenza su cifre piccoline, perché stiamo parlando di, non si penserà mica domani di arrivare a fare 36 miliardi di sanità, anche immaginandola, cioè nel decreto rilancio dove il governo ha messo, mi auguro, tutta la sanità che vorrà mettere, c'è 1,6 miliardi sulla sanità. Quindi stiamo parlando di spiccioli. Ora, in presenza di spiccioli, e se uno volesse essere preciso, questi spiccioli sono ancora di meno, perché ricordo a tutti che i titoli di Stato emessi e comprati dalla Banca Centrale Europea, che è quello che sta succedendo adesso sulla quasi totalità delle nostre emissioni, sono a tasso zero, perché il tasso di interesse pagato su questi titoli viene restituito al Tesoro da Banca d'Italia, che è la detentrice di questi titoli che vengono ricomprati. Quindi Un quota parte. stiamo parlando di misure che sono omeopatiche. Ora, in presenza di un risparmio omeopatico dal punto di vista del tasso di interesse, a fronte di rischi che io Si parla di continuo a 500 insistere, milioni l'anno, quindi alla fine no, dei non 7 anni possono esserci, qualcosa come no, non 5 possono miliardi. essere, no. È evidente che non è così, perché se noi facciamo
0,57% che le emissioni. Queste non sono tutte le nuove emissioni, noi alcuni di questi BTP futuri li abbiamo pagati anche un po' di più, no? Allora, io vi leggo, perché qua, se no, sembra che non sembra. Allora, ecco, scusate, ho sbagliato, 0,79. Allora, lo ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione 0,79, del BTP futuro al direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera. Il costo medio dei collocamenti da inizio anno è stato pari allo 0,79. Onorevole Borghi, confrontiamo pere con pere. A questo punto, scadenze, non ha senso. Scusate. Se la vedova dice, se non dice le scadenze, non ha senso. Le scadenze sono miste come quelle del MES, che nessuno dice che è a tasso variabile. Prendi il MES a tre anni e MES 7 o 10. Perché ovviamente il MES, come tutti quelli che sanno, basta andare sul sito del MES a vedere, non emette a tasso fisso, emette a tasso variabile, no? E quindi può girare. Quindi uno prende la scadenza media, che è il dato che noi abbiamo adesso. Bene, questa cifra deve essere decurtata di tutta la parte che la Banca d'Italia restituisce al Tesoro, e ripeto, è la quasi totalità delle emissioni, quindi alla fine arriveremo, se va bene, a uno 0,20 di differenza fra costo del tasso di interesse. Non abbiamo modo di fare il calcolo qua. Fra costo del tasso di interesse del MES e tasso di interesse dei BTP. Cos'è però il problema? Questo, uno dice, vabbè, ma è 0,20. Normalmente dovrebbe essere che se più di metà del Parlamento è contrario per una cosa che dà un risparmio così minimale, non se ne dovrebbe nemmeno parlare politicamente. Perché, scusate, in Parlamento... Allora le faccio la domanda politica, perché insistono tanto? Perché si insiste tanto? Perché evidentemente non è il punto quello, evidentemente ci sono dei desideri politici di mettere in difficoltà il paese, perché in realtà quello che non si dice, ma da parte del Partito Democratico, di Gentiloni, che abbiamo mandato là, del commissario, nel senso, c'è la volontà un po' di essere commissariati, a suo parere? C'è la volontà di essere commissariati, perché lui è commissario e quindi dice, te commissario io. Quindi mi spiace, ma non è così che funziona la democrazia. Noi dobbiamo necessariamente metterci in mano uno strumento che consentirà, per tramite dei monitoraggi successivi, per tramite della procedura di early warning, di avere la Commissione europea fissa qui in casa, in modo tale da far così che i prossimi governi, quelli che fossero, saranno messi sotto tutela da Bruxelles. Ora, allora, non è così che si fa, perché c'è una minima differenza di tassi di interesse, e dall'altra parte, scusate, poi chiudo, nessuno dice che questo è un prestito senior, vale a dire il prestito del MES è privilegiato rispetto agli altri titoli, grazie al cavolo quindi che ha un interesse lievemente inferiore. È la stessa cosa che dire, mi faccio fare un'ipoteca sulla casa. Posso spiegare per il pubblico, diciamo, meno, perché lei ha lavorato anche nella finanza. Un prestito senior è quelli che vengono restituiti prima, nel peggiore dei casi, se le cose vanno male. Quindi, però sono solo 36 miliardi su 2.000 di titoli in giro. Però, quindi, tutto sommato, non dovrebbero, perché qualcuno, qualche suo collega, non lei, dice anche che potrebbe influire sulla restituzione. Prego. È possibile, perché fa un precedente. Quando la Spagna ha fatto accesso al MES per le banche nel 2011, ha innanzitutto contrattato che non ci fosse la clausola di seniority, e l'ha ottenuta. Questo non lo dice mai nessuno, ve lo dico. Cioè, pure la Spagna, che era una cifra più grande, che nel 2012 per le banche erano 50 miliardi, che poi ne hanno presi di meno, quindi più o meno non siamo tanto 50 differenti. Sul PIL della Spagna è più di 36 sul nostro. Comunque poi ne ha preso di meno. Comunque in ogni caso ha chiesto che venisse tagliata la clausola di seniority, questo per capire chi normalmente fa dei ragionamenti, ma ciò nonostante, dopo che lo prese, non ci fu nessun impatto sullo spread spagnolo, che continuò a salire fino a che Draghi non arrivò col whatever it takes. Allora, perché è pericoloso. La gente, quando comincia a segmentare il debito e a far vedere che c'è qualcuno più bello degli altri, vogliono andare, però anche qualcuno loro con una cifra piccola. La domanda velocissima è una, cioè, vale a dire, se veramente noi abbiamo bisogno di questi soldi per la sanità, perché non vengono messi in un provvedimento? Cioè,
sa benissimo Misiani che come funziona il Parlamento, come funziona lo Stato. Il governo decide che c'è bisogno di 10 miliardi per la sanità ulteriori legati al Covid, benissimo, fa un bello scostamento di bilancio, nello scostamento di bilancio ci mette dentro 10 miliardi, poi come verrà finanziato? Ma è una roba che deve lasciar fare al Tesoro. Se gli si dice, se il Parlamento dice no, non si tocca il MES, allora emetterà dei titoli normalmente. Se il Parlamento dice sì, si tocca il MES, prenderà il MES e prenderà dei titoli. E la differenza, ripeto, fra le due operazioni sono pochi spiccioli, no, di tassi di interesse. Però se non c'è la partenza, vale a dire, se non c'è la cifra che uno prima mette per terra dicendo guarda, io ho fatto uno scostamento di bilancio, ho bisogno di uno scostamento di bilancio di 10 miliardi con cui voglio fare queste cose, in realtà il sospetto che si sta parlando di nulla per motivi politici c'è, perché nessuno ha mai fatto discussioni su come finanziare il deficit. Abbiamo sentito la domanda. No? Nessuno va a dire il BTP piuttosto che il bond. Sentiamo. Oggi chiudo, nella Commissione economica del Parlamento europeo la maggioranza si è di nuovo spaccata e c'era un voto sul MES, il PD ha votato nel modo più intelligente, cioè per dare il via libera a un addentellato della pratica per avere il MES sanitario, questo le hanno votato contro. Così andiamo a sbattere comunque, non basta prendere tempo. Però o troviamo un accordo o torniamo al voto o facciamo un nuovo governo, le ipotesi sono queste. Ma no, qua. Ma basta forzare Crimi, non se ne andrà mai. Basta dal forzare posto Crimi, però che Crimi non è presente. Se anche Di Maio è il capo politico della principale forza di. Noi abbiamo solo Borghi che con Crimi ci ha lavorato, però non è la stessa cosa. Prego, Claudio. No, ma guardate che se forzano in Parlamento, ma a me va benissimo, eh. Io quello che odio è che in spregio a una precisa legge, la 234, il governo da mesi sta contrattando queste cose che sono, credo, di minima importanza per il nostro destino, senza nessun mandato parlamentare. Non è normalissimo. Questo ha perfettamente ragione Borghi. Per cui se molto banalmente si arriva in Parlamento e c'è una maggioranza che fa quella che secondo me è un'enorme sciocchezza, è un enorme rischio, è un enorme danno per il Paese, ma c'è una maggioranza parlamentare che la vota e io cosa posso farci? Cioè il grave è andare avanti a contrattare delle cose, l'ho denunciato in ogni momento anche durante il lockdown, senza un mandato parlamentare. Quindi se il Movimento 5 Stelle vuol tradire il suo mandato elettorale, perché ragazzi c'è anche quello, cioè tutti tendono a dimenticarlo, ma della vedova c'è, da una parte abbiamo milioni di cittadini che hanno fatto una X sulla Lega o sul Movimento 5 Stelle, dove sì, non è, si ai tempi quando si votava non esisteva questo MES, quindi non è che la gente ha votato pro o contro questo MES. È qualcosa di completamente diverso, Borghi, è cambiato il mondo. Attenzione, sarà anche cambiato il mondo, ma nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle c'era scritto che il MES andava... Era un altro MES! No, non era un altro MES, perché come ci ha ricordato Sommella, il trattato internazionale che governa c'è quella MES però nel senso... è ancora lì. La letterina è acqua fresca, però lei non si fida delle letterine, questo l'abbiamo capito, anche un po' Sommella ha qualche dubbio. Comunque... quello che volete, però fatto sta, il Movimento 5 Stelle sente di potersi assumere la responsabilità di dire guarda, io sono stato eletto per smantellare una cosa, però mi è arrivata una lettera e dico anzi va bene, non solo non la smantello, ma mi ci metto dentro, no? C'è proprio la firmo, leggo il paese, hanno questa, vogliono prendere questa responsabilità, ma che lo facciano? Ma l'importante però è che si voti, perché dal mio punto di vista è importantissimo che il nostro governo abbia un mandato parlamentare, e non solo non è, è una mia opinione e dovrebbe essere buon senso, ma c'è un articolo di legge preciso che lo prescrive. Io mi sono permesso, a scanso di errori, perché quando c'era il lockdown non si sapeva dove si sarebbe andati a finire, di scrivere una lettera ai rappresentanti del MES, no, l'ho scritto, per informarli che il nostro governo, qualora avesse deciso di attivare il MES, non è legittimato e quindi ai fini della convenzione che regola i trattati internazionali, quella decisione potrebbe essere revocabile, poi vediamo cosa dicono i loro revisori. No, assolutamente. No, prima si fa una cosa e poi dopo, se va bene, fate quello che volete. Prego,